formaggi di capra sono dei formaggi che stanno ritrovando un loro spazio sul mercato, grazie soprattutto dei giovani. Ci sono molti giovani, famiglie, ma anche ragazzi e ragazze che si stanno cimentando in questa riscoperta di un formaggio che tra l'altro per la sua composizione molecolare è molto più leggero da digerire e per chi poi sia o allergico o non possa mangiare i formaggi di latte vaccino. Siamo andati a trovare tempo fa, e vi raccontiamo la storia, sul Monte Zore, a Platischis, è la strada che da Nimis, da Ramandolo, sale sul Monte Bernardi, a un certo punto si scollina prima di Platischis e lì c'è questa... questo laboratorio con la stalla dove Alessia, giovane laureata, ha deciso di allevare le capre, di farne i formaggi, di allevare i capretti e di un negozio e di vendere. Il suo, dopo i primi sforzi, Alessia è molto contenta, i suoi caprini sono veramente di straordinaria qualità. Lei si è, oltre che si è laureata, si è anche diplomata e anche casaro, per cui è lei proprio il deus ex machina di questi singolari prodotti. Bisogna dire che lei porta al pascolo le capre, ha un certo numero di ettari in un ambiente di straordinaria bellezza e ovviamente perfettamente conservato e naturale. Quando io la conobbi aveva quasi un'ottantina di capre, adesso ne ha di più. I suoi formaggi sono formaggi spalmabili, sono formaggi freschi, ma l'ultimo esperimento che mi ha veramente fatto emozionare è stato questo tentativo di invecchiare, è riuscito benissimo il formaggio di capra e adesso ve lo descrivo. Il formaggio che mi ha emozionato è stato quello che lei chiama la ricotta dimenticata. Ovvero una ricotta affumicata con garbo e poi stagionata per oltre 2 mesi affinché si sviluppino delle muffe benefiche che gli danno una lunghezza, un sapore, una rotondità veramente uniche. Noi abbiamo pensato tra l'altro quel giorno di abbinarla al vino Ramandolo, lì sotto, vicino a pochi chilometri, e devo dire che è un matrimonio d'amore, come possiamo definirlo, in cui la dolcezza e la rotondità del Ramandolo si sposano con l'impegno di questo straordinario formaggio. Provare per credere.